Ciao a tutti, io sono Rossella e mi trovo qui con Sara. Ciao Sara, buongiorno. Buongiorno Rossella, ciao a tutti. Allora, Sara ha partecipato al seminario di guarigione, o meglio il webinar da casa, si è tenuto il 12 di dicembre del 2020. Ciao Sara, ascolta, tu praticamente all'inizio mi hai detto che non eri molto sicura di partecipare a questo seminario, a questo webinar da casa, perché sì, a qualche livello credevi che magari attraverso il video poteva non essere possibile trasmettere le frequenze. Raccontaci un po' invece com'è andata. E invece è tutt'altro, perché in effetti si pensa che sia impossibile questo, invece no, questo anzi è un modo per far capire anche che a distanza si può anche trasferire la guarigione, perché non siamo noi, ma sappiamo che tramite appunto l'Arcangelo Michele e Gesù che agiamo così, siamo dei canali. E le nuove frequenze. Esatto, e pensavo che appunto non era possibile, cioè, iniziare oppure fare il corso a distanza, cioè sì, ok, però pensavo che non fosse valido, invece no. Allora, noi stiamo parlando di un nuovo livello di guarigione, di queste nuove frequenze di luce con la supervisione e la protezione dell'Arcangelo Michele e del Maestro Gesù, ok? Queste nuove frequenze di luce, tu come le hai percepite? Hai iniziato a sentire l'energia quando io ho iniziato a insegnarvi come accedere a questo campo di informazioni? In che modo tu hai sentito l'energia nelle tue mani? Sì, io inizialmente ho avuto la sensazione proprio di avere una sensazione di vento proprio fra le dita, del vento, e poi però nel frattempo avevo anche il palmo della mano calda, però l'energia proprio è come se la sentivi proprio come l'energia proprio del vento. Caspita, sì, bellissimo. Sì, quindi cioè proprio è già questo tranquillizza che la cosa, diciamo, non è così impossibile. Che sta funzionando. Ascolta, e adesso che il seminario si è concluso, tu le frequenze le senti ancora? Sì. Ok, sì, ok, voglio sapere che differenza c'è dal prima al dopo, cioè da prima di partecipare al seminario, invece adesso che hai partecipato al seminario, è cambiato qualcosa nella tua spiritualità, nella tua parte interiore? Dimmi cosa sì, è successo. Sì, sono molto più tranquilla, ma una tranquillità dovuta dal fatto che non mi sento più sola. So che bene o male qualsiasi cosa mi possa capitare o che possa pensare, so che comunque sono guidata e non è poco. Assolutamente. Direi che proprio oggi come oggi penso che sia fondamentale sapere che non sei sola e non sei in balia di qualsiasi cosa, ma bensì sei cosciente di essere guidata da una forza che comunque è più grande, solo il bene può darti, no? Certo, certo che sì. Ascolta, cara Sara, io so che tu stai praticando le guarigioni di persona o a distanza, hai avuto esperienze diverse. Dai, raccontaci un po', che ci incuriosisce. Una cosa strana, appunto, come dicevo prima, che all'inizio, quando abbiamo iniziato il corso, era una sensazione quel vento freddo, mentre mi è capitato una volta di averla fatta proprio a livello per tutta l'umanità del pianeta. Sì. E avevo un calore, ma un calore non soltanto delle mani, ma anche fisico. Cioè, proprio un calore che io stessa non capivo, cioè sapevo cosa stavo facendo, ma dicevo come mai, mi chiedevo come mai, prima avevo la sensazione del vento freddo. E adesso invece sento il caldo. Quindi è in base ovviamente alla situazione che certo cambia il sentire l'energia. Assolutamente. Bene, ascolta, poi mi stavi raccontando poco fa che hai facilitato una guarigione a una persona a te cara. Sì. Raccontaci. Sì. L'ho fatta due volte. Ok. Sì, due volte. Sì. E la seconda volta la persona mi chiama, perché l'ho fatto anche a distanza, questo qui, e mi dice, ma guarda Sara, una cosa dice, non è una stupidità, dice, perché io ho il problema del gozzo, questa persona ha il problema del sì gozzo, nonostante sia giovane, e allora mi ha detto, guarda che ogni volta quando mi tocco, perché comunque era molto pronunciato,
Quando mi tocco, sento che è sempre più grande questo problema. Mentre dice da quando, soprattutto oggi che abbiamo finito di fare cioè questo trattamento a distanza così, cioè, mi è impressionato il fatto che non ho più il gozzo grosso come era prima, cioè nel senso che lei ha avuto il risultato immediato, perché sono due Ok. volte che l'ho fatto. E questa persona si meravigliava del fatto che appunto adesso si tocca e non ha E non ha quella più questa parte sporgenza. fisica. Sì, ed è una soddisfazione perché anche se io preciso che non sono io ad agire, Certo. però comunque sia un canale che Un anche intermediario. se è esatto, però ti dà quella, è anche una gioia il sapere che Esatto. comunque stai facendo qualcosa di importante, perché qui si tratta proprio di guarigione. Adesso io non so la persona se poi più avanti addirittura non dico che debelli del tutto il problema, me lo auguro, quindi vedremo un po' come si evolve, però grazie Certo. insomma ai tuoi trattamenti ha avuto dei risultati non indifferenti. Istantanei, che bello. E quindi tu continuerai adesso a utilizzare le nuove frequenze, no? Per aiutare gli Sì, altri. certo, anzi sono queste testimonianze anche per me stessa. Ascolta, ho una domanda per te. Cosa pensi della protezione dell'Arcangelo Michele in questo lavoro straordinario? Ma secondo me è fondamentale, perché già dal momento che tu cioè preghi, fai la preghiera, anche se io faccio la meditazione, che ci hai insegnato Sì, sempre tu, eh? certo. Ecco, in più la preghiera, già la preghiera è come se ti fa da scudo, no? Proprio Certo. lo percepisci, cioè lavori tranquillamente, senza l'intermittenza di altre situazioni, altre energie che possono appunto disturbare questo Lavoro. guarigione a distanza, sì, quindi convinta di questo la fai proprio come se fosse Serenamente. da te per l'altra persona, no? È fondamentale secondo me la preghiera che si fa prima, Quindi sei certo. contenta di aver partecipato a Sì, questo corso? molto, Che bello! Ascolta, a chi lo sì, mi consiglieresti? incoraggia questa cosa qui. Ah, questo mi fa tanto piacere. A chi consiglieresti di partecipare, Sara? A tutti. Perché penso che tutti se nel cuore hanno il desiderio di aiutare le persone e tra l'altro usiamo energie che sono di pura, veramente pura luce, pura energia, quindi non vedo nulla che possa fermare chi veramente ha voglia di farlo. Sì. Assolutamente. Guarda, io ti ringrazio per la tua testimonianza perché sono sicura che può arrivare a tante persone che magari stanno cercando risposte, si stanno chiedendo se questa potrebbe essere la strada giusta per loro. Io ti abbraccio, ti saluto e ti ringrazio. A presto, Sara, Grazie anche grazie. a te. Ciao a A presto. tutti, ciao Ciao. ciao.